ragazze, ragazze, sempre precario questo cavalletto, perché cavalletto quello lungo, dice, si sente che rimbomba. E allora faccio con questo telefonino, oggi telefonino, fotocamera, e con questo cavalletto, perché purtroppo, allora, questo è un video chiacchiera. Prima di tutto vi voglio dire il problema che c'è qua. Che io ho giardino, come sapete tutti, no? L'ho fatto prima dell'inverno, l'ho detto pure su un vlog che sto registrando oggi. Infatti lo sentirete, non lo so se vi metto domani o dopodomani. Secondo la domanda che vi faccio, voi cosa mi rispondete qua sotto, dopo vi faccio la domanda. E voi mi rispondete qua sotto, secondo quanto me lo dite, io metto quei video della rubrica e dopo parliamo. Insomma, io come tutti, ieri fanno differenziare, abbiamo un calendario quando ci vengono a prendere la mondezza. Sul mio calendario, spengo il telefono perché se no inizia a suonare un macello. Stavo dicendo, sul mio calendario c'era il lunedì, c'è scritto che prendevano le cose del giardinaggio, come rami, foglie, eccetera, queste cose così. Ah, voglio dire, scusate che non guardo sempre fotocamera, perché siccome io sono timida, guardando la fotocamera mi mette un po' ansia, non posso essere me stessa, allora già decido così. Però non è per cosa di maleducazione, ma perché sono timida. E vabbè, comunque, ho guardato su questo calendario, è lunedì, prendono il vetro l'umido, che non vedo l'ora che lo prendono perché l'umido d'estate un macello, e il giardinaggio, le cose del giardino. Io perciò domenica ho pulito il giardino e ho fatto il sacchetto, che poi diceva sito fino a 3. Meno male che ho fatto il sacchetto, perché il tuo sacchetto sta lì da lunedì, da domenica sera, anzi, da ancora lo devono prendere. E oggi è venerdì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 5 giorni, so che sta di fuori. Non lo so perché l'hanno presa in tutta la via, a me non l'hanno presa, non lo so. Perché io da quando faccio la YouTube, ci sono negozianti, bar, che non mi servono perché sono una YouTuber. Non è un'immaginazione mia, l'hanno detto. Non ti so con le mie orecchie. C'è un bar qua, hanno detto no, non la serviamo, non la serviamo. Ma non male posso, oppure io sono molto semplice, come mi vedete sui video. Non me la tiro, sono semplice, figura se me la tirerei e farei l'antipatica, come fanno tante altre persone che fanno queste cose. Io invece sono super semplice, parlo con tutti, saluto con tutti, mi si sono allontanati familiari, persone non mi parlano più. Sono super semplice, però a me mi piace fare questa cosa, non mi frega la loro cattiveria. E non vorrei che pure lo spazzino fa per questo motivo. Non prende il fogliame del giardino per questo motivo. Non lo so. Guardate quanti milioni sono.
Vabbè, io volevo pulire tutto il giardino prima che veniva l'inverno, perché così è pulito l'inverno di solito. Vabbè, cascano le foglie, sì, però invece non l'hanno preso, non lo so perché. Vediamo, o mi tocca andare direttamente a me a portarlo, ci pago la mondezza, che pago un sacco di soldi di mondezza, perché ho casa grande e pago tanta mondezza. Almeno me la devono prendere la mondezza, che io pago a mondezza come pagano tutti, tutti, ma c'è sta pure che dice che non pagano, non lo so. Le altre cose me le prendono, sì, ma la roba del giardinaggio no, che io mo domenica volevo ripulì, volevo fare 3 sacchi di mondezza del giardino, perché io dentro casa non li posso lasciare, perché c'è cane fuori, me la strappano la busta, è tutto a cavolo, ho pulito il giardino, ho faticato fuori il giardino. Allora lo faccio il giorno prima che prendono la mondezza, così la metto fuori. Però qua non si sa, a me non me l'hanno presa, per esempio, ci saranno con l'altro, l'hanno presa con le altre ville, non lo so. Comunque, io vi volevo dire, la nuova rubrica ieri è andata benissimo, era una prova e sono stata felicissima che vi è piaciuta questa nuova rubrica. Perché ho fatto altre rubriche, ho visto che non vanno proprio benissimo. E col consiglio di una persona ho fatto questa rubrica, ho provato, vedo che vi piace, sono super felice perché voglio fare video che vi piacciono, perché io voglio che voi siete contenti e vi piacciono i miei video, io ce la metterò tutta. Sono consigli che possono essere utili per tante persone come me che hanno passato quelle cose, poi io l'ho passata tanto perché, come sapete, io ho 50 anni, ho tanta esperienza e nella vita l'ho passata tante, nella vita, sia di malattia mia, sia malattia del mio marito. Ho passato di tante, perciò posso darvi tanti consigli. E se voi vi serve qualche consiglio, come ho detto ieri sotto i video, mi scrivete qua sotto, mi dite: guarda Roberta, ci vuoi fare un video che parla, non so, di questo problema? E io volentieri vi faccio il video. Perché io sono qui per questo e sono super felice che è utile per qualche persona. Io spero tanto che questa tipologia di video può essere utile alle persone, senza che non voglio sapere i nomi, cosa vi sta succedendo, non voglio, perché non mi voglio picciare di cose vostre. Però se volete sapere qualche argomento, io non faccio domande, che cosa sta succedendo, no, no. Queste non sono domande da fare perché ogni persona ha i suoi problemi. Io se nel mio piccolo posso aiutarvi, sono super felice. Io l'ho preparato qualche video. Se voi volete chiedermi altri video, se mi chiedete stessi video, non ve li rifaccio perché se l'ho già messi o li l'ho registrati, è già ci stanno risposte di quelle. C'ho altri video mia da fare e mi hanno chiesto di mi ricordo come si chiama,
anoressia, ma la farò quel video. Vi dico pure il motivo perché ci sono diventata, purtroppo. E rischio sempre, lo farò un video che vi dirò queste cose, vi darò consiglio a chi ci soffre e chi potrebbe soffrire nel futuro, speriamo di no. E vabbè, io spero che guarderete sempre di più i miei video, che vi iscriverete al mio canale, come vogliono tutti gli YouTuber, e che mi chiedete altri argomenti della mia nuova rubrica. Speriamo che mi lo chiedete, così io vi faccio i video che vi interessano, perché io voglio fare i video che vi interessano e che sono, che vi piace quel tipo di video, sono contenta. E che ci saranno tanti problemi nella vita, sul matrimonio, sull'educazione dei bambini, sulle cose. Io ho una, c'ha quasi 30 anni. Le figlie ha fatte a giovane, l'ho fatta a 20 anni, 22 anni, così, 21, boh, 21 anni. E perciò capirà, lo so come crescere i miei figli, i problemi dell'adolescenza dei ragazzi, di tutto, e perciò vi posso dare qualche consiglio alle nuove mamme, alle ragazze giovani che hanno da poco un bambino, che faranno un bambino. E quello è il gran problema dell'adolescenza dei ragazzi. Che farò video su questa cosa pure, come sono riuscita io a stare vicino alle mie figlie in quel periodo cruciale della loro vita. E ci vuole un genitore che l'aiuta. Io sono stata sempre una madre, non come madre, come mi sono messa al palo di loro, la loro età. Io sono così, mi coinvolgo nelle situazioni delle persone, perciò questa rubrica mi piace da fare, sì, specialmente se riesco a aiutare qualcuno. Se non volete scrivere qua sotto le vostre richieste perché è una cosa pubblica, potete scrivermelo su Instagram e io dopo vi faccio i video. Io questa cosa spero che andrà avanti questo progetto, perché sono super contenta. Ieri mi hanno detto: non è che non li fai più, mi piacciono tanto. Grazie che mi hai detto che ti piacciono tanto. Pure tutte le persone che mi stanno dicendo che piace questo tipo di video sono super felici. E voglio chiedervi, primo, di aiutarmi a fare i video. Voi mi potete aiutare chiedendomi gli argomenti. Secondo, vi voglio chiedere quante volte volete che io faccia questi video. Me lo scrivete qua sotto. E chi mi vuole chiedere gli argomenti, non volete che altre persone sanno che argomento mi avete chiesto, mi potete scrivere su Instagram. Se no, se non vi interessa, potete scrivermelo qua sotto. E io me lo scrivo sempre sul mio libro, che facevo il gossip, però non è che mi attira tanto a fare questa cosa. Mi piace più a fare questi video, che può, se si può aiutare qualche persona, perché io sono super felice, perché ci stanno tanti problemi in questa società, ma tanti, se riesco giusto a aiutare qualche persona, sono super super felice. Comunque, se vi è piaciuto per questo video, mettetemi tanti like, iscrivetevi al mio canale e non vi scordate da aiutarmi sia per fare nuovi video, sta cascando tutto questo, sposta tutto, e sia dirmi quante volte volete alla settimana. Ciao!
al prossimo video. Willy, che combini? Mi ha fatto cascare lo specchio e mi stava cascando la fotocamera, l'ho presa a volo. Bel finale, ciao!